Telespettatori, sport e salute, naturalmente, per concludere questa puntata di Stop & Go Salute con l'assessore allo sport della Regione Liguria Matteo Rossi. Rossi, buongiorno, grazie buongiorno. Per essere con noi. Sport e salute, il benessere alla portata di tutti, questo è il titolo di questo blocco, perché vogliamo partire da un'iniziativa ovviamente che riguarda un campione, credo, di cittadini e che nasce proprio da una vostra idea. Di che cosa si tratta? Sì, inizieremo a breve, direi nel mese di dicembre, coinvolgendo all'incirca 100 over 60 che hanno problemi di cardiovascolari, verranno seguiti e monitorati da medici e faranno una serie di attività in un impianto natatorio, e quindi ci sarà uno screening iniziale e poi durante i 6 mesi di attività si valuteranno i miglioramenti dal punto di vista fisico. Nel momento in cui ci sono dei forti tagli in campo sanitario, nel momento in cui ovviamente le regioni hanno grandissime difficoltà, bisogna affiancare l'attività di prevenzione con iniziative di tale portata. Quindi, se vogliamo diminuire i costi, dobbiamo anche fare investimenti in questi progetti. Noi siamo convinti che questa sia la strada giusta per dare anche un segnale di attenzione ai cittadini e per invogliarli a fare sempre attività fisica. Quindi questo è un progetto sperimentale, ma da qui si parte, quindi non è un punto di arrivo, ma semplicemente un punto di partenza. Ecco, noi siamo, questo è un punto di partenza, siamo anche abbastanza fortunati, viviamo in una regione che dal punto di vista della salubrità credo non sia seconda a nessuno, con una popolazione che grazie a Dio può invecchiare serenamente molto di più, ma dalla nostra regione partono anche degli input importanti come quello dell'assegnazione delle prime tappe del Giro d'Italia dell'anno prossimo. Questo ha un significato di una portata enorme. Sì, sotto tanti aspetti, indubbiamente quello economico. Noi abbiamo fatto un investimento rilevante, ma questo ritornerà immediatamente, perché bisogna tenere presente che la carovana è composta da 1.800 persone tra squadre, la struttura organizzativa di RCS, giornalisti al seguito, quindi tutte queste persone pernotteranno con soluzioni continuità per circa 5 giorni da Ponente a Levante. Poi ovviamente abbiamo portato a casa questo risultato nel mese di Expo 2015, e quindi ci sarà, diciamo, questo stretto legame tra la Liguria e Milano, e poi è una classica al contrario, perché sarà la Sanremo Milano. Abbiamo portato a casa questo risultato anche perché la nostra regione ha un'offerta dal punto di vista ciclistico e quindi dell'outdoor unica nel suo genere. Quindi, quando parliamo tante volte di sport, quando si parla di salute, dobbiamo sempre tenere presente che il nostro territorio è adatto anche per camminate, passeggiate, biciclettate, e quindi quando si parla di salute dobbiamo tenere presente che l'offerta deve guardare, oltre agli impianti sportivi, anche alle bellezze che dobbiamo tutelare, salvaguardare e tante volte valorizzare. Quindi noi abbiamo cercato di portare a casa anche una tappa, e chiudo, importantissima, che è quella che guarda il nostro, Questa, è certo. quella che guarda il nostro entroterra, perché noi veniamo vissuti all'esterno come una regione che vive di economia balneare, invece noi dobbiamo puntare sempre di più con il legame tra la costa e l'entroterra. E beh, questo sarà un momento, insomma, straordinario, al di là delle negatività che come Liguri ci portiamo dietro, no? Abbiamo sempre questo pessimismo cosmico, ci sarà quello che dirà: oh, ma guarda, mamma mia, Quante hanno palanche! dipinto le strade. No, ma le palanche, non ci arrivo ancora a quel discorso lì, dice, ma guarda, però è uno slancio questo straordinario. Ovviamente questa è quella che noi vediamo, è la Formula 1. Poi bisogna poi arrivare alla giornata di tutti noi, al quotidiano di tutti noi, con iniziative che riguardino poi, che traguardino altri sport. Sì, poi noi dobbiamo anche costruire attorno a questa grandissima iniziativa, che è uno spot a livello mondiale incredibile, perché i diritti sono venduti in 176 paesi al mondo. Noi abbiamo creato i presupposti affinché ci siano progetti sportivi che guardano all'outdoor e che mettano in rete più comuni, lanciando ovviamente con l'obbligo di lanciare dei brand territoriali. Io non voglio più vedere, ossia,
via, non vorrei più vedere, e parlo del territorio che conosco meglio, Arenzano, Cogoleto, Varazze, diciamo la riviera del Parco del Begua, che una settimana c'è la Mare Monti, la settimana dopo c'è Cogoleto d'Or e la settimana ancora successiva Varazze Otto d'Or. Bisogna fare rete, lanciare ad esempio in quel territorio un brand che può essere Riviera del Parco del Begua o Begua Outdoor, e fare sistema e una serie di iniziative agonistiche non che diventino sempre più attrattive per i tanti che dall'estero vorrebbero venire nella nostra regione per vivere un territorio fantastico, ma anche per i tanti cittadini nella nostra regione che devono essere sempre più invogliati a vivere un territorio particolare, bellissimo, e che ha tanto da offrire anche con una rete sentieristica unica nel suo genere. Ecco, questo per l'entroterra, questo sempre per rilanciare il legame che c'è con l'entroterra. Sì, però quando parliamo di outdoor, noi abbiamo una possibilità che è veramente rara, ossia quella di poter offrire sport acquatici o sport diciamo caratterizzanti per quel che riguarda l'entroterra. Quindi a pochi chilometri si può fare vela, si può fare subacquea, così come si può fare nordic walking. Ci sono pochi territori che hanno questa incredibile opportunità. Sta a noi e sta ai comuni e sta anche alla associazioni sportive che hanno una grandissima voglia di collaborare, valorizzare sempre di più questa offerta che ovviamente ci ha consegnato un territorio complicato che poi porta anche a delle difficoltà dal punto di vista della gestione dei fiumi, delle frane e quant'altro, però va anche visto in un'ottica di crescita dal punto di vista turistico. Ecco, non vorrei dimenticare alcune date, no? Alcuni appuntamenti, siamo a metà del nostro incontro, Assessore Rossi, che riguardano il rugby, riguardano il calcio, riguardano una partita, insomma, anche questi non so se si possono già, se abbiamo già delle date, se abbiamo già dei punti di riferimento. Beh, il 15 novembre ci sarà questa importantissima partita, test match di rugby Italia-Argentina, una grandissima opportunità per la città per vedere uno sport in costante crescita, ma soprattutto uno sport che viene vissuto come dovrebbero essere tutti i grandi eventi. Quindi una festa al di là del risultato, con una qualità dal punto di vista sia tecnico, ma soprattutto educativo, veramente di grandissimo valore. Sono già stati venduti più di 10.000 biglietti, ovviamente le squadre saranno qui sin dal lunedì, faranno iniziative anche con le scuole, ci saranno importanti eventi al Porto Antico, ci sarà la possibilità per i ragazzi di provare questo bellissimo sport, e quindi siamo ovviamente felici di aver portato a casa questo risultato, che è dovuto anche al grandissimo impegno, alla credibilità che hanno le nostre società sul territorio, a partire da Prorecco e CUS Genova, e quindi di qui noi ci proponiamo affinché diventi un appuntamento annuale, un test match qui a Genova, in uno stadio bellissimo. Ecco, appunto dello stadio, diciamo, dove ovviamente al Luigi Ferraris, uno stadio che è affascinante perché sembra veramente adatto anche al rugby, e quindi siamo... È vicino, il famoso stadio all'inglese. Insomma, è uno stadio all'inglese con delle criticità che stanno emergendo, perché ha bisogno di investimenti, però dai, c'è di peggio, guardiamo anche ad altri stadi che sicuramente hanno un'offerta qualitativa inferiore. Ecco, i telespettatori ricordano che c'è allora il rugby, sport straordinario, che spesso, no, a Genova ha cercato di penetrare attraverso Genova, attraverso il nostro campo. Poi c'è lo sport, il gioco per antonomasia, che è quello del calcio, che prevede una partita, no? Con l'incasso andrà devoluto a chi ha subito danni dall'alluvione. Io ribadisco il ringraziamento nei confronti della federazione che ha accolto il nostro invito e ha spostato nel giro di 48 ore il luogo dove doveva svolgersi prima la partita, quindi da Parma
A Genova, ci sono state un po' di polemiche, un po' di critiche, il solito mugugno alla genovese, sarebbero i genovesi a pagare per i genovesi, però anche questa sarebbe una partita che terrebbe alto ovviamente Sì, il la lente tema, la lente d'ingrandimento. d'ingrandimento su quel che è successo e che non dovrà più capitare. E il fatto che comunque sia due grandi eventi a distanza di pochi giorni, quindi sul territorio maggiormente ferito, sarebbe un'opportunità per i commercianti che sono riusciti a rimettersi in piedi con prenotazioni alberghiere e presenze che ci saranno perché la comunità albanese nel nord-ovest è molto forte, ci sono 100.000 albanesi in Lombardia, Eh sì. 70.000 in Piemonte e 20.000 in Liguria, quindi ci sarebbe sicuramente un'opportunità di riempire lo stadio anche per questo Come di grande estendere evento. l'interesse Certo, anche quindi giustamente presenze. alla comunità albanese. Cioè, ci sono già ovviamente la nazionale albanese che sta cercando di pernottare, di prenotare l'albergo per più giorni, perché ovviamente verrà anche qua ad allenarsi con giornalisti che seguiranno l'evento e quindi anche qui l'indotto economico per la città ci sarebbe e non sarebbe da Ecco, poco. sembra per chi ci segue, Assessore Rossi, che noi abbiamo fatto ogni sforzo per parlare di sport terrestri, cioè ciclismo, rugby, calcio, eccetera, 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 e atletica, ovviamente, e gli sport di mare, gli sport d'acqua. Gli sport d'acqua hanno un grandissimo valore per noi perché sono sport di tradizione. Questo weekend ci sarà questa importantissima manifestazione internazionale, Nico Sapio sarà molto partecipata da campioni che si prepareranno per il mondiale. Sono iscritti più di 1.600 atleti che arrivano da lontano, da tutta Italia, ma anche dall'estero. Poi abbiamo ovviamente la pallanuoto con la Prorecco che insegue, diciamo, il trentesimo scudetto, il decimo consecutivo, ma l'obiettivo primario è quello di vincere per primo l'ottava Coppa Campione e poi tutto il mondo con le altre società che hanno fortissimi settori giovanili, nuoto e pallanuoto che vanno ovviamente aiutati tanto quanto altri sport, però tenendo sempre presente che gli impianti natatori hanno costi di gestione alti e quindi se si vuole garantire l'attività sportiva agonistica c'è bisogno di ridurre i costi di gestione. Noi ci siamo, alcuni investimenti sull'efficientamento energetico degli impianti l'abbiamo già fatto, questo non Certo. basta, ma stiamo lavorando per aprire un nuovo bando a breve per andare incontro alle esigenze di tutte le associazioni sportive. Ecco, possiamo vedere come appunto sarà un weekend europeo per le italiane, vedete telespettatori con la Prorecco impegnata in Champions League, weekend quindi importantissimo, è l'ultimo aggiornamento che arriva, Prorecco, Carisa Savona, Iamamaya Quacchiara Posillipo, impegnate nei tornei continentali, sempre i campioni d'Italia in carica vincendo la Champions League, le altre tre squadre si giocheranno le loro carte nell'Euro Cup. Allora, ancora 2 minuti per ricordare, Assessore Rossi, tutto quello che c'è intorno allo sport e alla salute, cioè il tema poi della prevenzione, perché poi in chi non è uno sportivo, in chi ci ascolta e ha voglia di effettuare un'attività sportiva anche blanda, però il principio è quello insomma, di vivere più a lungo e vivere meglio, come grazie al cielo, insomma, già si fa nella nostra regione. Sì, poi queste grandi manifestazioni ci lanciano un segnale, però tante sono anche legate, diciamo, più alla promozione del territorio, al grande spettacolo. Lo sport è d'aiuto a tutti, anche dal punto di vista del ritrovare e conservare una socialità, ma se vogliamo veramente investire sul nostro benessere, su anche una riduzione dei costi economici del pubblico, dobbiamo sempre tener conto che si parte da stili di vita sani, da un'attenta alimentazione e dal fare anche poco movimento, ma tutti i giorni, andare a fare una passeggiata, fare le scale tutti i giorni. Noi abbiamo anche la fortuna di avere un mare che si può vivere almeno 4-5 mesi all'anno, sentieri e se non si può andare in palestra, comunque la passeggiata va sempre fatta, una corsetta se si può, sempre in base anche alle proprie energie, perché poi tante volte lo sport, se non viene
viene fatto bene, se viene fatta, diciamo, in maniera poco controllata, con pesi e carichi non adeguati alla propria struttura fisica, può anche degenerare dei danni. Quindi bisogna anche ogni tanto sconfessare qualche falso mito. Lo sport va fatto, ma va fatto bene, in maniera controllata. Intelligenza e buonsenso come in tutte le cose. Grazie quindi all'assessore Matteo Rossi, assessore allo sport della Regione Liguria, regione che si pone questi traguardi, intanto immediati, rugby, calcio con la massima serie con le nazionali e poi il Giro d'Italia l'anno prossimo. Ricordiamo anche il tennis. Ci arriveremo, e il tennis. Allora con questo noi possiamo concludere la nostra puntata di Stop and Go. Salute, cari telespettatori.